L'Istituto Alberghiero Angelo Scelletti di Formia ha aderito per la prima volta al progetto di ricerca Smart Food dell'Istituto Europeo di Oncologia, da anni attivamente impegnato nella ricerca scientifica in ambito nutrizionale. Un progetto che si ripropone di informare e soprattutto formare sull'effetto positivo e protettivo rispetto alla nostra salute che possono avere i composti bioattivi presenti negli alimenti. Naturalmente con l'obiettivo di individuare e quindi selezionare una serie di cibi il cui consumo quotidiano aiuti a prevenire le malattie che più ci colpiscono. Le lezioni teoriche sono seguite dalla professoressa Maria Solis, referente del progetto e soprattutto nutrizionista formata presso l'Istituto Europeo di Oncologia. È un progetto che inizia a incanalare quello che è l'interazione tra lo stato di salute e la preparazione dei cibi, quindi nella ristorazione collettiva bisogna attenzionare a come si preparano per poter consentire di preparare dei cibi anche salutari, delle pietanze salutari. Quindi stiamo effettuando delle lezioni teoriche e pratiche con il collega su quelle che sono le patologie più frequenti. Sino al prossimo 11 marzo, 4 sono le lezioni pratiche in cucina curate dal professor Pasquale Conte, in grado di consentire agli alunni partecipanti al corso di sviluppare almeno 3 ricette a lezione, basate naturalmente sugli ingredienti più produttivi e salutari. Il mio apporto in questo progetto è molto importante perché lega la pratica alla teoria. In poche parole io cerco di sviluppare le tematiche che la collega mi comunica per praticamente realizzare delle ricette che abbiano una valenza sul tema. Noi lavoriamo molto sia sull'interazione degli alimenti ma anche sulla presentazione, perché anche l'occhio vuole la sua parte.